Sindaco, rispettato il patto di stabilità, tutti a posto i documenti della fideiussione con la RAI, un traguardo importante per la sua amministrazione? Sì, un traguardo molto importante per l'amministrazione, per la città, perché soprattutto grazie al lavoro degli uffici, della dottoressa Barilà e tutti gli uffici e collaboratori abbiamo raggiunto questo obiettivo, un obiettivo che è stato sofferto, devo dire, fino al 24 dicembre, anche perché non avevamo ancora la certezza della fiduzione della Carige. Vorrei anche ringraziare la banca Carige che voglio dire che è stata molto collaborativa. È stato un passaggio importante per raggiungere finalmente questo equilibrio di patto che, grazie alla vendita dell'ex tribunale, grazie, vuol dire, metà, 50% del canone RAI, perciò molto meno rispetto all'anno precedente, e altre operazioni dei nostri uffici, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Vendita del tribunale che porta oggi ad una legge che consentirà alla città di avere lavori pubblici per circa 7 milioni di euro. Si è detto che questa vendita in realtà vale molto di più, vale 17 milioni di euro. Ma io dico che sicuramente la vendita dell'ex tribunale è sempre, come dicevo, è sempre un po' triste, no? Quando si vende un bene in famiglia, un gioiello di famiglia, però devo dirvi che sicuramente porterà lavoro per il nostro territorio, è stato acquistato da un'azienda della nostra provincia, questo mi fa piacere e mi auguro che nasca una struttura ricettiva, credo legato alla sanità, vedremo, perciò questo saranno anche posti di lavoro e altre cose. Per quanto riguarda le opere, sì, grazie alla vendita del tribunale c'è la nuova legge di stabilità, ha dato la possibilità di aprire circa 6 milioni di euro sul capitolo investimenti, entro fine anno andavano fatti questi progetti effettivi dei nostri uffici, dall'ingegnere Burastero e tutti i collaboratori, li stiamo facendo, perciò partiranno da gennaio 2016, dovranno concludersi entro fine gennaio del 2016, circa per più di 6 milioni di opere, e non incideranno neanche sul patto di stabilità, dunque andremo a quello che saranno dagli impianti sportivi, cimiteri, manti stradali, messa in sicurezza stradale, l'ex palazzo delle rivolte, nel senso nel centro storico, circa 1.300.000 euro per metterlo nuovamente in sicurezza, ecco, anche sul centro storico voglio dire ci sono delle manutenzioni straordinarie sulla pavimentazione. Abbiamo cercato veramente di, dove era possibile, perché potevamo solo accingere dal piano triennale del 2015 le opere, dunque siamo andati a scegliere quelle opere cantierabili e siamo riusciti a fare questo immenso lavoro grazie ai nostri uffici, ma soprattutto mi fa molto piacere, siamo tutti soddisfatti che partiranno, come diceva bene, per più di 7 milioni di euro di opere.